La globalizzazione è questa, cioè noi nel mondo condividiamo, interpretiamo sostanzialmente con le stesse parole dappertutto la realtà, la vediamo allo stesso modo. Dice Ivan Illich, le stesse autostrade che portano agli stessi edifici, destinati a scuole e uffici, all'ombra delle stesse antenne televisive, trasformano in una monotona uniformità paesaggi e società dissimili. Analogamente, i testi dominati dalle parole chiave sono facilmente traducibili dall'inglese in giapponese o in malese. I termini tecnici universali che sono diventati parole chiave come istruzione, proletariato e medicina significano la stessa cosa in tutte le lingue moderne. Qual è l'operazione linguistica che accade? Tramite una parvenza di senso comune è come se spalmassero, diciamo, quella che potremmo definire una sorta di vernice sulla realtà che viene artificiosamente costruita. Quindi è come se fossero legate in qualche modo a un territorio queste parole, ma è un legame finto. Gli amici di Illich dissero, ma insomma, cosa ti vai a occupare di queste questioni che riguardano le donne, che riguardano la sessualità? Ma insomma, ci sono pensatrici formidabili che ci stanno meditando, ma cosa te ne vai a occupare tu che sei un uomo? D'altronde questi amici, lui dice, erano tutti amici di sinistra e sognavano questo mondo paritario in cui il rapporto uomo-donna ambiva questa parità, questa uguaglianza. Sognavano un mondo netto, il sogno di una società futura in cui uomini e donne fossero plasmabili e potessero scegliere qualsiasi cosa. Uno vuol fare il dentista, può farlo, l'altro vuol fare il protestante, che lo faccia pure, il manipolatore di geni, benissimo, vuoi fare il chirurgo, la chirurga, fai quello che ti pare, siamo tutti uguali, tutti pari. Ecco, questo era il sogno che lui dice è un mito. E questi sogni di uguaglianza, per Ivan Illich, avevano tutti la stessa sostanza, cioè questa sostanza neutra che l'economia impone. Ora, senza questo presupposto unisex, per Ivan Illich, la società industriale non ci sarebbe. Solo attraverso questo presupposto, uomini e donne, maschi e femmine, possono essere predisposti per lo stesso lavoro. Hanno la percezione della stessa realtà, condividono gli stessi bisogni. Solo attraverso questo passaggio si omologano. Abbiamo detto che si parte dalla base per cui il capitalismo si sviluppa partendo dall'affermazione che c'è scarsità di risorse. Ora, accettata questa scarsità, si diffonde la condizione unisex. Ogni istituzione moderna, dalla scuola ai sindacati, alla famiglia, al tribunale, diffondono questa buona novella, cioè la scarsità si può superare disseminando la parità, che ne diventa l'elemento costitutivo. Uomini che non hanno mai avuto bisogno per diventare adulti dell'istruzione, adesso ne hanno bisogno. Nella società tradizionale non è che si rendessero ben conto di questa scarsità gli uomini. Sì, magari vivevano con quel poco che avevano, ma non erano messi in condizione di comprendere il concetto di scarsità. Invece l'istruzione cosa ci insegna? Ad esempio, che c'è scarsità di istruzione e quindi che bisogna darsi da fare per superare questa scarsità. Le istituzioni economiche tutte si fondano su questo concetto di scarsità e mettono in gioco dei valori neutri attraverso i quali tutti si possono mettere in competizione tra loro, uomini e donne. Per cui ciò che Karl Polanyi definisce uno sradicamento che l'economia di mercato compie antropologicamente nel momento in cui si afferma, questo sradicamento antropologico per Ivan Illich è il passaggio tra genere e sesso, perché inesorabilmente l'economia li sradica e li mette, li indirizza verso la neutralità, verso l'uguaglianza. E dunque per questo la discriminazione della donna sarebbe stata più difficile se non ci fosse stato questo passaggio
che abolendo il genere costruisce un concetto sociale di sesso. E allora coloro che volevano fermare Ivanilic sotto il profilo degli amici, insomma, che dicevano ma di che stai lì a occuparti di queste questioni, pensa a cose più serie, tenevano proprio che il loro sogno di sviluppo e di uguaglianza venisse dimostrato da Ivanilic che era solo un mito e nient'altro. Quindi la sinistra, in un certo senso, in questo caso, avrebbe seguito questo mito, avrebbe visto questa condizione possibile immaginandosi di poterla raggiungere, mentre in realtà i riscontri, dice Ivanilic, concreti e reali, dimostrano tutto il contrario. Quindi non si tratta di un eccesso di machismo nella società industriale, non è questo il problema. Il problema è che ovunque questa parità dei sessi si sia cercata, sia posta come una condizione, si sia perseguita, in realtà, lui dice, ha lasciato invariato o addirittura peggiorato la condizione delle donne. Ed è lo stesso ideale per cui i paesi del sud diventeranno uguali a quelli del nord. È lo stesso mito, secondo lui. Tanto il mito dei paesi del sud che diventeranno uguali a quelli del nord, quanto quello che le donne arriveranno ad avere la parità con gli uomini. D'altronde è un'economia industriale senza questa concezione sessista, è inimmaginabile, così come una società preindustriale senza generi, cioè senza una netta divisione di ciò che fanno, dicono, pensano uomini e donne. E dunque lui dice che bisogna che noi troviamo in qualche modo la possibilità di ridurre la produzione di merci e la dipendenza da queste merci, di ridurre il nesso monetario che lega tutto questo movimento, e il ripiegamento diventa l'unica alternativa per i bambini, c'è l'orrore. Alternativa all'orrore, diciamo. Allora, noi stiamo progredendo con il capitalismo, per Ivanilic, sempre più in questa direzione che al contrario di quello che noi speriamo, cioè che porta l'uguaglianza, porta il benessere a tutti, in realtà sta andando in un senso completamente opposto. Finge di andare là, ma sta andando da un'altra parte. E dunque questa uguaglianza assolutamente immaginaria, diciamo, è lì che ci fa correre come se fosse raggiungibile, ma si sposta sempre più avanti, non la raggiungeremo mai. Solo che nel frattempo lasciamo indietro tutto il contrario di quello che vorremmo, aspireremmo di raggiungere, insomma. L'Angelus Novus di Benjamin non guarda il futuro, ma guarda il passato. Ha le ali impigliate nel vento che lo trascina via e vede dietro di sé solo le rovine. Ecco, se noi potessimo girarsi, guardare indietro, vedremmo le rovine che lasciamo. Ma invece guardiamo avanti, e guardando avanti vediamo questo sole dell'uguaglianza, della possibilità di essere tutti liberi. Ecco, questo idealismo ci sta trascinando, dice Ivanilic, alla rovina. Poi dice anche un'altra cosa interessante, dice Ivanilic, qualsiasi economia fondata su scambi formali tra produttore e consumatore di merci e servizi si suddivide per prima cosa tra un settore documentato dalle statistiche è un settore che le statistiche non documentano. I settori della discriminazione documentata, li chiama, e non documentata contro le donne nei luoghi di lavoro. E poi esiste sempre un'altra economia, che è l'ombra della precedente e che costituisce il terzo settore di discriminazione contro le donne, quella vigente nel sottobosco del lavoro ombra. Il capitalismo si regge esclusivamente perché non compare tutto alla luce del sole, perché ci sono delle zone dove c'è il lavoro nero, dove si sfruttano le persone, dove c'è una redditività inesorabilmente superiore a quella del capitalismo ufficiale, che lo tiene in piedi, altrimenti non starebbe in piedi, diceva Ivanilic, il capitalismo, non reggerebbe, non avrebbe la possibilità, regge solo perché ci sono queste zone d'ombra. E in queste zone d'ombra chi è sfruttata è la donna, in modo particolare. Che l'inferiorità della donna non si è modificata di un centimetro negli ultimi 100 anni.
Stessi dati poi lui li andrà a verificare in ordine alla medicalizzazione della società. E qui dirà, insomma, nonostante tutti i progressi e le meraviglie che la medicina ci racconta, la vita di un uomo, in senso assoluto, non si è allungata di un centimetro. Quindi noi abbiamo, come dire, una macchina biologica, per così dire, che ci fa vivere i nostri 100 anni al massimo, punto. Non è che il progresso della medicina ha portato a 200 anni la possibilità di vivere, no. Moriamo sempre, comunque, entro un arco temporale che è immutato. Cioè queste condizioni sono molto simili sia nei paesi capitalisti che nei paesi shintoisti, che nei paesi socialisti, nei paesi cattolici, nei paesi protestanti. Condividiamo quindi in qualche modo, in maniera globale, le condizioni di cui abbiamo parlato. E dappertutto le donne subiscono più o meno lo stesso tipo di maltrattamenti. In particolare gli economisti non tengono conto di quanto questo sfruttamento avvenga nella misura massima proprio laddove l'economia è sommersa. Proprio perché non si possono misurare questi dati. Vabbè, saltiamo questo discorso sull'economia sommersa, che insomma era solo per dire che il capitalismo si basa e tiene botta in buona parte evidentemente sullo sfruttamento, più bieco, insomma. Quindi non si può dire che il suo valore, quella economia ufficiale, ce l'ha reggendosi sul 50% di attività illegali. Questo accade naturalmente perché nell'economia ufficiale ci sono delle regole che bisogna rispettare e queste regole costano e queste regole la rendono meno efficiente e queste regole rischiano di metterle i bastoni tra le ruote. Però c'è questa via di fuga che gli rende possibile al capitale di mantenere la sua efficienza.